Buongiorno e benvenuti agli amici del Signore dello Scorpione per l'oroscopo della settimana che va dal 31 di maggio al 6 giugno. Segni d'acqua, ne ho parlato anche ieri, segni d'acqua che questa settimana sono tra i preferiti dai pianeti, in quanto mercoledì Venere, pianeta dell'amore, passa al segno dei gemelli, quindi ai segni d'aria, al segno del cancro in acqua, quindi i segni d'acqua si trovano con quattro pianeti a loro favore. Marte e Venere in cancro e Nettuno e Giove in pesci, quindi abbastanza forti. Stabili sono i segni di terra che hanno Plutone retrogrado in Capricorno e Urano in Toro. I segni d'aria perdono la forza di Venere, ma continuano ad avere Mercurio retrogrado in Gemelli e Saturno retrogrado in Acquario. Segni di fuoco, niente. Magari la settimana scorsa avevano la Luna, ora manco quella. Quindi, segni di fuoco continuano ad essere poveri di pianeti, ma questo non significa che siano poveri di influssi. Quindi, poi andiamo a vedere. Abbiamo visto ieri la dieta e il Leone. Adesso, oggi, andiamo a vedere il Sagittario. Allora, andiamo a vedere però questo Scorpione. Che succede nella vita dello Scorpione questa settimana? Che cosa ci possiamo attendere secondo le carte per lo Scorpione questa settimana? Allora, energia interna dello Scorpione, l'eremita, l'energia esterna, la giustizia. L'energia della settimana è la sfida della settimana. Ok, allora, l'eremita. Mi sembra un'energia interna abbastanza di voler chiarirsi, di voler capire tutta una serie di cose, di allontanamento anche per cercare di chiarire la situazione, le situazioni, ok? Per cercare di fare chiarezza attorno a sé. Esternamente c'è la giustizia. Può essere un matrimonio, può essere un divorzio, può essere qualcosa legato a un forte bisogno di equilibrio. Quindi andiamo a vedere poi esattamente, perché giustizia può essere che sia arrivato il tempo karmico della rimessa in equilibrio di tutta una serie di situazioni esterne a voi. Quindi adesso andremo a vedere chiaramente. Qualsiasi cosa può essere. L'eremita, che bisogno di chiarezza ha lo Scorpione questa settimana? O come inizia la settimana, più che altro? La settimana inizia con uno Scorpione che vorrebbe farsi avanti in una relazione o verso una persona che vorrebbe anche comunicare, ma che non si sente quasi in grado di comunicare. Uno Scorpione che vorrebbe investire. Più che investire, sa che c'è da studiare una situazione. Potrebbe essere lavorativa questa situazione, eh? Così come potrebbe essere anche sentimentale, da quello che mi dicono queste carte. In ogni caso è qualcosa che ci appassiona. Lo Scorpione vuole fare chiarezza relativamente a qualcosa che ci appassiona. Da un lato c'è una forte attrazione emotiva, voler fare il regalo verso qualcuno, voler andare verso qualcuno e offrirgli qualcosa. Dall'altro c'è questa spinta anche a muoversi, ma è solo una spinta ancora, a muoversi, a comunicare la propria passione, a comunicare, a mandare un messaggio. Contemporaneamente si cerca di studiare una strategia. Esternamente, vediamo cos'è. Beh, se qualcuno di voi ha a che fare con una situazione di divorzio, di separazione, anche di legge, si farà chiarezza su tutta una serie di difficoltà questa settimana, si comincerà a rimettere in equilibrio qualcosa esternamente a voi, si rimette in equilibrio, ci sarà da investire chiaramente. C'è un certo superamento delle difficoltà, ecco perché la giustizia, no? Si ritorna in equilibrio. Esternamente a voi c'è una situazione probabilmente lavorativa che in cui in qualche modo veramente vi siete sentiti legati, troppo stressati, che invece si muove verso il meglio, verso una situazione di miglioramento.
Bisogna semplicemente pianificare anche questo miglioramento. Sarà pianificato un miglioramento dal punto di vista lavorativo. Andiamo adesso a vedere come sarà la settimana dello Scorpione. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Chiaramente io metto i giorni, ma sapete meglio di me, insomma, che potreste anche trovarle in maniera differente queste energie, magari quella del lunedì e il martedì, eccetera. Io diciamo che questa è l'indicazione base. Lunedì, ragazzi, c'è tanta, tanta, tanta voglia di aprire o di aprirsi a un discorso sentimentale, emotivo. C'è tanta voglia di donarsi, ma proprio tanta voglia di ricominciare da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Di creare qualcosa di stabile anche, mi dicono le carte. Andiamo a vedere. Lunedì c'è la voglia di prendere in mano una situazione. Ma tra l'altro è abbastanza improvvisa questo crollo, dipende, ma è una situazione di riportare l'equilibrio in questa situazione. È come se qualcuno finora avesse donato tanto, l'altro avesse solo preso. C'è voglia di invece di dare, di donare, di rimettersi in discussione. Martedì però qualcosa non è chiaro, c'è un allontanamento in atto. Bisogna allontanarsi o si sente di doversi allontanare sentimentalmente da una situazione che però ci tiene in questo momento intrappolati anche da un forte istinto passionale, ok? Però è come, vi vedo, un attimo scissi tra la parte emotiva e la parte passionale fisica. Oppure vorreste che si unissero queste due parti, ma è come se qualcuno si stesse allontanando da voi. O qualcuno si allontana da voi, percepite questo allontanamento emotivo da voi e voi in qualche modo vi sentiste, vorreste ricominciare da un punto di vista anche fisico con questa persona, sentite di dover ricominciare, che qua c'è un reinizio, anche se con grande difficoltà. Però potrebbe essere che martedì avvertiate il peso di un allontanamento da parte di qualcuno che vi ha come bloccato in questo momento. Voi invece vorreste riaprire la situazione, vorreste riaprire il discorso. Mercoledì, guarda me che cavolo di carte tiro. Mercoledì è. Cos'è che state spiando? Cos'è che state aspettando? Cos'è che, a parte che gli scorpioni, qua ci sono tanti scorpioni che fanno il mio stesso lavoro o che hanno a che fare con gente che lavora con le energie, con le carte, eccetera, eccetera. Ma a parte questo, qui c'è qualcuno che spia l'altro, che cerca di capire, che indaga. Qualcuno che vorrebbe, innamorato. Io vedo uno scorpione o l'energia con cui fa lo scorpione è molto innamorata, ma che ha tutta una serie di sensi di colpa, che mantiene nascosto anche o un rapporto o un sentimento. Giovedì, tanta voglia di comunicare. Anche qui, qua c'è la voglia di crescere, di investire in qualcosa, la voglia di fare di un rapporto molto più bello, ma contemporaneamente c'è allontanamento. Allora, o qui ci sono due situazioni diverse con questo 3, quindi c'è la voglia di comunicare a qualcuno di voler crescere, dall'altra di allontanarsi. È duplice questo tipo di energia. Dall'altra parte potrebbe pure essere che
lavorativamente, professionalmente, qui c'è una situazione soddisfacente, ma voi state investendo per avere altro. Contemporaneamente vi allontanate da una situazione che finora vi ha soddisfatto, ma che adesso non vi soddisfa più. Arrivano delle comunicazioni comunque giovedì, o c'è voglia di comunicare. Ok, venerdì. E siamo al punto zero. Tutto quello che abbiamo detto, raso al suolo venerdì, si ricomincia da capo. Ci si vuole buttare dove? Vabbè. Quanti assi di coppe? Quanta voglia? Si vede che Venere entra nello scorpio, nei segni d'acqua. Qua si vuole buttare, qua si vogliono superare le difficoltà. Avete a che fare con una persona logica, razionale, dei segni di aria. Bilancia, Gemelli, Acquario. Oppure siete voi che siete in questa, entrate in questa energia di logica, ma perché volete cominciare da capo un rapporto? Ok, quindi o volete cominciare un rapporto con una persona di questi segni di aria, o siete voi che siete in questa energia di grande logica, di grande razionalità, e siete pronti per iniziare un rapporto al punto zero, quasi dal punto zero. Qua veramente siete pronti a ricominciare da capo voi. Il giudizio sabato. E sabato si ritorna al punto zero. Qui c'è un ritorno nuovamente a qualcosa del passato che vi è piaciuto. C'è un reincontro. C'è un reincontro. C'è un muoversi verso qualcosa di bello. Qualcuno con cui vi sentite particolarmente a casa, c'è un muoversi verso qualcosa di bello, un ritornare a vivere qualcosa di bello. Qua c'è tanta voglia di buttarsi per lo scorpione, che è strano, lo scorpione non è un tipo che si butta, è una persona che però è come se sentisse questa spinta interna a buttarsi, a fare qualcosa, a ritrovare una certa armonia. Questo scorpione questa settimana che vuole cominciare un rapporto, vuole darsi anche emotivamente e che vuole costruire tutta questa situazione perché la vuole costruire, e che poi però si imbatte in certe difficoltà perché deve allontanarsi da una situazione e entrare in un'altra, che il che non è semplice, per cui nasconde, cerca di nascondere dentro di sé le mancanze, cerca di nascondere le difficoltà, le mancanze. Ma che poi vuole aprire un discorso, ripeto, potrebbe, possiamo anche parlare di un discorso lavorativo, professionale, ma poi vuole aprire un discorso, vuole c'è tanta strategia nello scorpione questa settimana, tanta tanta strategia, c'è un allontanamento che è strategico anche, o subisce o ha un allontanamento, o mette in atto un allontanamento lo scorpione questa settimana. Che è anche strategico, nel senso che serve a fare riflettere. Qualcuno vuole di più, lo scorpione vuole molto di più. Tutta questa riflessione, tutto questo lo porta al punto zero, nel senso lo porta a voler dire ok, mi butto, nonostante le difficoltà, nonostante abbia le difese alzate o le difese alzate di una terza persona, perché vedete qua c'è una c'è qualcuno, segno di aria, l'abbiamo detto, che ha le difese molto alzate. È pronto a sparare. Che ha le difese molto alzate. Relativamente a un inizio. Quindi o lo scorpione si vuole buttarsi relativamente a questo nuovo inizio con qualcuno che sa non lo accoglierà nel più benevolmente dei modi. Oppure, sì, oppure è la sua energia quella di essere molto sulla difensiva relativamente a questo nuovo inizio. Sabato vedo in un certo modo un reincontro, un tornare a ridere e scherzare come bambini, c'è tanto gioco, c'è tanto veramente tornare bambini, mi viene questa cosa.
Domenica, occhio, la vostra carta, il diavolo. Domenica di potere, domenica in cui tanto pensiero, ma tanta passione anche, tanta passionalità. Domenica vi muovete verso qualcosa di molto passionale, qualcosa che vi attira, che vi ossessiona anche. Che vi ossessiona anche. Cioè, qui c'è proprio l'andare incontro verso qualcuno in maniera molto rapida. Verso qualcuno o qualcosa. È come se voi prendeste potere. Sì, perché è proprio il giorno del vostro. Domenica siete nel vostro potere più fermo. Diavolo e Papa. Qui c'è proprio una grande. Dentro di voi c'è una grande attenzione. Frizione comunque, eh? Un grande strappo, però volete andare incontro a quello che in questo momento vi sta chiamando maggiormente, vi ossessiona, magari mandate anche un messaggio. Vediamo qual è il diavolo al contrario, ma manca a dirlo, manca a dirlo. Sì, ragazzi, l'energia di questa settimana dello scorpione. Siamo molto nel loro potere gli scorpioni questa settimana, ma contemporaneamente sono come ossessionati, anche molto manipolativi nei confronti di una situazione, di un allontanamento e di una voglia invece di costruire. Eccolo qua. Hanno voglia di vincere a tutti i costi gli scorpioni questa settimana. Di vincere a tutti i costi. Si muoveranno cauti, con calma, procedendo a calma con le difese molto alzate, ma hanno voglia di vincere a tutti i costi. Questa è l'energia dello scorpione. Vabbè, ma è proprio tipico dello scorpione, vuole di vincere a tutti i costi. C'è poco da fare. La ruota della fortuna. Qua c'è proprio un movimento, qua c'è qualcosa che si rimette in moto, però vi causa tanti conflitti interni perché ci si deve separare da una situazione del passato, si deve andare via da qualcosa, da qualcuno, e questo vi causa un grosso disequilibrio. Però sapete che è la cosa giusta da fare. Qui ci sarà proprio uno sblocco di una situazione perché è così che deve andare, eh? Comunque, o voi sentite che questa è la cosa giusta da fare, vi allontanerete o vi dovrete, la sfida è proprio allontanarvi, la sfida è proprio allontanarvi, dovete allontanarvi da una situazione che in questo momento vi crea tanti conflitti interni soprattutto, ok? Ok, quindi ascoltate lo sblocco che vi sta arrivando piuttosto che contrastarlo, ecco quello che vi dicono le carte. Vediamo qual è il consiglio sciamanico per gli scorpioni questa settimana. Scorpione dal 31 di maggio al 6 di giugno. Che cosa? Qual è l'indicazione che dobbiamo dare a questi scorpioni? Mamma mia, vi sentite chiusi, vi sentite bloccati a procedere in una certa situazione, però siete molto, molto con le difese alzate, molto. Dentro di voi ci sono veramente, c'è una grande lotta spirituale. Avete paura di mollare qualcuno o qualcosa. Però sappiate che le difficoltà sono più immaginarie. Come vedete, quest'uomo piccolo, ma sta immaginando questo grande mostro. State lottando contro qualcosa che avete dentro comunque. Perché la situazione è molto più semplice di quanto sembri. A voi vi sembra invece enorme. Cercate di moderare questa situazione, questa paura che avete. Guardate la carta di fondo mazzo, tra l'altro. Vi sentite chiusi. Vi sentite chiusi, guardate che faccia brutta questa, vi sentite chiusi, è come se una parte di voi non riuscisse ad agire questa settimana. Quindi
Moderate le vostre paure. Moderate le vostre paure. Quello è il consiglio della settimana. Capite che sono solo paure che non sono sempre fondate. Ok? Ok, questo era Scorpione per la settimana che va dal 31 di maggio al 6 di giugno 2021. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete trovati iscritti nei commenti, se volete iscrivervi al canale, cliccate sulla campanella se siete sempre avvisati dei prossimi video. Wow, ce l'ho fatta, non so però chi ha capito. Però, ok, oramai era la chiusa. Con lo Scorpione ci vediamo la settimana prossima. Adesso andiamo avanti col Capricorno. Bye bye.